essere happy e oggi. Tutti e benvenuti in un nuovo video. Il mio telecamera. Cameraman. Oggi non è un video fermo, ragazzi, comunque. No, ragazzi, sarà un video effetto mal di mare. Cameraman, stop. Allora, parliamo di molto. Guardate di qua. Tutta roba che ho acquistato. Harcourt. Altri acquisti e poi un altro acquisto del profumeria Cosmetics folletti. Comunque partiamo dalla busta più piccola, che è questa busta. Ho acquistato di nuovo la tinta, quindi ho acquistato la nuova tinta, sempre lo stesso numero del mese scorso. Quindi più ossigeno a 20, volume 20 ovviamente. 6%. Meno 6%. Quindi questo si chiama rosso veneziano, che poi ovviamente in testa a me non viene proprio quel rosso acceso. E li ho pagati tutti e due 4 euro, 2 e 2, ragazzi. Anche se il mese scorso, se ben vi ricordate, vi lascio il link qua sopra, qui sopra, avevo pagato questo e questo più un profumo, avevo pagato intorno 5 euro, che doveva venire oltre i 7 euro. Vabbè, comunque non mi ricordo bene, ma vi lascio il link. Partiamo da qui, da Harcourt. Settimana scorsa siamo andati a Harcourt, quella là della, come si chiama, il Centro Campania. Siamo andati al Centro Campania e abbiamo trovato Harcourt gigante. Harcourt Sur, che si può anche fare lo shopping online. Basta andare a Harcourt.eu. Ho comprato, che c'era lo sconto. Adesso vi faccio. Sono dei piccoli dire. Saldi. Piccoli saldi, ovviamente. Io ho comprato questa maglietta. Allora, è di colore verde militare. Verde militare. Anche se perché dalla camera facciamo vedere più da vicino, perché non si vede molto. Come potete vedere, è verde. Sì, è verde. Sì, è verde militare e costava solo 3,99 e ho preso una XL e devo dire che mi va abbastanza larga, quindi ottimo. Poi, ragazzi, ho preso un colore molto appariscente, perché non è un colore che io... appariscente, si vede proprio fucsia. È un colore che io non uso molto, però piace a mio marito e l'ho preso. Quindi anche questo l'ho pagato. Non ti preoccupare, il cameraman lo faccio io, non tu. A 3,99 sempre. È sempre una XL. E ripeto, è sempre abbastanza grande per i miei gusti e come mi piace a me. Quindi. Uomo, ti sto facendo delle riprese professionalissime. Sto facendo il classico movimento di quei telefilm CSI. Wow. Quelli che fanno sempre one is game. Quindi queste due le ho pagate bene 8 euro tutte e due entrambi. Poi partiamo dalla busta dell'alcol. Che per fortuna ha acquistato una maglietta, ragazzi, che gli piaceva molto. Della mia misura. Yes! È bellissima, ragazzi, questa è bellissima. Questa me la devo far squadrare tutta. Visto che amo molto i teschi, questo c'ha il tesco che si è scritto Hate Love. In poche parole, volevo dire che it love so da air, no, i fagallini. È la doppia XL e l'ha pagato solo 8 euro. Ragazzi, mi sto facendo molto molto secco. Una doppia XL quando ne portavo 4 di XL. Avete visto come ha ronzato la maglietta mia subito dalla ruota mezza? È una stoffa molto 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 morbida. Gli va a pennello, vedete? Vabbè, dipende, a pennello, a rullo. Rullo proprio. E come Harcourt abbiamo finito. Allora, sono andata dal negozio. Partiamo che comunque questa busta conteneva una maglietta che non mi andava, che vi lascio la foto qui sopra,
che era carinissima. E comunque sono andata indietro, sono andata a ricambiare perché non mi andava, se non boh. Si è fatta grassa. Ho un'altra maglietta con la differenza dell'altra, e questa costa 10 euro, ma ci vado due volte io dentro, ragazzi. Ragazzi, l'ho provata io, ma a me, però è bella, ragazzi. Però dovete sapere che Annalisa veste largo, quindi larga, largo. Quindi si veste, cioè si veste tipo hip hop, perché la roba stretta non piace. E quindi eccola qui, vedete, così si presenta un sono uguali. Quindi questa è una XL. Bella, ragazzi. Queste sono io fra un paio d'anni. Quello sono di fra 100 anni, però scelto. Poi, come sapete, ragazze e ragazzi, mi viene da ridere perché sto calciando una cosa, che sono andata dal cinese la settimana fa e cosa ho potuto comprare solo le bacchette per mangiare il riso? No, i calzini. Da notare queste. Questo si confietta questo. Fiori, guardare il colore, quel color come diciamo a Napoli, sciorda di cammello. Va bene, e quindi l'ho pagato solo 2 diarrea, euro color da diarrea. Cinese, e non vado in negozi chic come un valigardino, perché a noi non ci interessa proprio. 2 euro, quando si buca lo buttiamo. Bravissimo, anche perché a me si buca molto perché io cambio scarpe senza pantofole. Da notare l'ambulanza. Poi, cosa si possono stare qui dentro, ragazze? Allora, certo, nello scatole di biscotti. Allora, ragazzi, queste allora, la verità proprio, stavo decidendo quale mettere tra queste e quelle altre là, che poi vi lascerebbe la foto qua sopra perché l'ho indossato. E devo dire, è andata più con le altre, però adesso vi faccio vedere, così mi dite anche voi il parere. E per la comunione, bellissime. Cosa sono? Scarpe? Sono scarpe con il tacco, ragazzi. Questo non mi ricordo che per è un 36. Ho portato un 37. La 37. Ho fatto 36 scarpette. No, ma io dicevo 37, 36 era un numero di tac quando è alto. No, sarà un 20 centimetri. Che l'hanno disponno pure. Vabbè, comunque le ho pagate solo 5 euro, ragazzi, non ci credete, ma solo 5 euro. C'è un negozio qui che non facciamo il nome. No, non mi interessa. Si chiude così, con questo ciondolino, che si mette così, vedete? Vi lascio la foto qua sopra di come l'ho abbinato e mi dite voi se mettere queste o quella o quelle altre là. Ma adesso vi faccio vedere quale intendo sotto, ovviamente. Eccola qua, quale intendevo io. Ditemi se non è bellissima. Stupenda. Aia, lunga dentro. Ma che cos'è, una tenda? Ah, non una zanzariera. Allora è una gonna, ragazze, una gonna. È una zanzariere. Va bene, comunque è una gonna lunga che l'ho presa per la comunione di mia nipote. Ovviamente fai vedere che sotto c'è la gonna. Sì, faccio vedere subito. Ragazzi, devo fare il disegnatore di moda. Eccolo qui, di seta, sembra di seta ma non lo è, però comunque. Di setra. Setra. E questa l'ho di pagata, setra. Ma sempre solamente 5 euro. Devo dire che devo ancora abbinare la maglietta di sopra, ovviamente. La decisione è di un'altra maglietta che già ce l'ho, però devo ancora vedere, lo devo ancora indossare, lo devo ancora provare, e quindi è tutto ciò che vi dico, non lo vedete. Cioè, lo vedete direttamente quando faremo il vlog a giugno. Quindi vi ho fatto vedere i miei acquisti, sono finiti. Questa confusione. Ovviamente, come vi ho detto, vi farò vedere la foto qui sopra, perché ho indossato la gonna con la scarpa nera e con l'altra scarpa, e quindi così decideremo insieme quale mettere, se l'una o l'altra. E vabbè, gli acquisti sono finiti e niente, scrivetemi qui sotto se gli acquisti sono a vostro gradimento e lasciate un pollicione in su, iscrivetevi al canale e mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi anche su Musical.ly,
che si chiama Tre Pacci a Pezzo con la chioccia o senza, trovateci lo stesso. E su Instagram ho Tre Pacci a Pezzi, o rimetto quello là personale che si trova qui sotto. E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ah.